È un luogo dove le montagne toccano il cielo, dove le nuvole si muovono come in una danza e accarezzano la terra, mentre si aprono e si chiudono come un sipario e lasciano intravedere la scena. Sono i paesaggi incantevoli della Val di Peio, dove la natura e la vita delle persone ci ricordano un passato molto lontano. Siamo nella parte nord-occidentale del Trentino, al confine con la Lombardia e l'Alto Adige, un territorio unito dal maestoso Parco Nazionale dello Stelvio, uno dei più antichi d'Italia. Quest'area protetta è una delle più grandi riserve naturali d'Europa. Qui vivono numerose specie botaniche e faunistiche, con caratteristiche biologiche differenti, visto che il Parco dello Stelvio interessa quote altimetriche che variano da un minimo di 600 metri fino a raggiungere quasi i 4.000 metri di altezza. L'area del parco comprende anche una buona parte della Val di Peio. Questa è una piccola valle, tanto che i suoi abitanti la chiamano La Valeta nel dialetto solandro. La Val di Peio è una diramazione della ben più grande Val di Sole. Si diparte verso nord-ovest nel punto esatto in cui si trova il paese di Ossana, un antico centro abitato famoso per la presenza del suo castello, una fortificazione medievale costruita sopra uno sperone di roccia. Circondato dalle mura, edificarono il possente mastio, la torre centrale alta 25 metri, elevata in posizione strategica in questo punto di passaggio per mercanti e carovanieri, che in quel tempo, dalla pianura e dal lago di Garda, passando per la Val Camonica e il Passo del Tonale, raggiungevano le montagne del Trentino e del Sud Tirol. Così appare l'ingresso della Val di Peio visto dall'interno, dove i viandanti passavano per entrare nella valle e raggiungere i piccoli centri abitati esistenti già in epoca medievale. Nel primo tratto si trovano Comasine, Strombiano e Celentino, sorti sui pendii della montagna, e poco più avanti, nella pianura del fondovalle, i paesetti di Celledizzo e Cogolo. Adagiato sulla montagna, l'inconfondibile Peio, il paese che dà il nome a tutta la valle, chiamato proprio Peio Paese per distinguerlo da Peio Fonti, situato circa un chilometro più in basso. Peio Paese, con i suoi 1600 metri di altezza, vanta il primato di essere il centro abitato più alto del Trentino Alto Adige. Qui, tra pendenze ripidissime e vicoli stretti, vivono poco meno di 400 abitanti,
che divengono circa 2000 se includiamo gli altri paesetti della valle, considerati frazioni, parte del comune di Peio. Peio è un piccolo paese con poche persone, loro sono gentili perché se tu gli chiedi una mano dopo tu la ricambi perché loro sono stati gentili con te. In mezzo al paese ci sono un po' di stalle con poche mucche che producono il latte viene fatto in formaggio e poi si mangia e loro prendono i soldi. Noi qui a scuola va bene e impariamo la nostra natura, i cervi, gli scoiattoli, i nostri animali selvatici, ci troviamo bene qua e non vogliamo mai andare via. Nonostante la giovane età, Roberto ha un concetto abbastanza chiaro della vita, del lavoro e circa l'utilità dell'istruzione. Oltre ad andare a scuola, insieme a sua sorella collabora alle tante attività della famiglia. In particolare, hanno il compito quotidiano di recuperare gli animali al pascolo e controllare che non ne manchi nessuno mentre rientrano alla malga. La luce della sera cala rapidamente nelle montagne. Così anche nonno Dario si affretta a nutrire i vitelli in attesa che arrivino i ragazzi con la mandria. Ehi, lei ruscia, lei, la ruscia. Ecco, molte li chiamano mucche, ma i mucche non è proprio il vero senso della parola perché loro fanno il latte vaccino, allora sarebbero le vacche il vero nome proprio. La riflessione di Dario è corretta. Tuttavia, il termine vacca è più tecnico e meno diffuso, mentre l'espressione mucca è un volgarismo popolare più conosciuto. Ma entrambi identificano la femmina del bovino che ha superato i 3 anni di età. Nella loro casa, dove custodiscono anche gli animali, espongono in bella mostra i premi ricevuti alla grande fiera di Cogolo, che si tiene tutti gli anni nel mese di settembre, dove per l'occasione vengono assegnati i riconoscimenti agli animali più belli e produttivi. Questa è una scena che facciamo tutti i giorni, per noi non ci sono feste. Siamo contenti perché ci danno un buon latte che è buonissimo, mandano erba buona di montagna e anche il fieno durante l'inverno, è tutto fieno nostro che facciamo più anche a 1800 metri. Le mucche non sono spinte con mangime, fanno poco latte e buono. Riccardo insieme a suo padre hanno un gran da fare per procurare il buon cibo per gli animali. Devono prima di tutto coltivare il fieno, poi raccoglierlo dai campi e conservarlo nel capiente fienile, fino a quando, pian piano, giorno dopo giorno, attraverso una botola nel pavimento, lo lasciano cadere sulla stalla. Per ottenere un buon foraggio è necessario prendere una serie di accorgimenti durante tutto il processo di fienagione. È importante raccogliere l'erba secca dai prati al momento giusto. Poi, dopo lo sfalcio e la perdita di umidità, la successiva conservazione deve avvenire correttamente per preservare le proprietà nutritive del fieno. L'obiettivo è quello di ottenere non solo una certa quantità di raccolto, ma anche che questo possieda buone qualità nutritive, grazie a un'attenta conservazione dei fieni. Questo è praticamente il nostro fieno che coltiviamo qui a Peio a 1500 metri, 1300 metri e anche più in alto andiamo fino a 1800 metri. È molto buono, è naturale e ci permette di dare un'alimentazione naturale ai nostri animali che dopo con latte lo portiamo a Peio a caseificio dove facciamo formaggio nostrano Pegaes e il formaggio, il casolet tipico della Val di Sole. Nel cuore del piccolo paese, accanto al campanile, si trova ancora oggi un raro esempio di caseificio turnario, l'ultimo rimasto in Trentino a testimoniare un'antica usanza. Daniele ci spiega il suo funzionamento. Il caseificio turnario di Peio è l'ultimo caseificio turnario rimasto in Trentino. Il caseificio turnario è un sistema antico di gestione del latte dove i soci portano il latte al caseificio invece di venir pagato il latte al contadino, il contadino in base alla quantità di latte che conferisce riceve la quantità in formaggio.
Questa quantità in formaggio si regola in base alle caserade, che sarebbero le giornate di lavorazione, dove si fa burro, casolette e nostrano, pegaes. E chi porta più latte riceve tanto formaggio, chi porta meno latte riceve meno formaggi. Chiaramente le normative del settore conducono a operare in una struttura moderna. Tuttavia, per molti aspetti, il caseificio di Peio conserva ancora l'atmosfera dove per diversi secoli hanno operato i maestri casari. Le robuste caldaie di rame sono state letteralmente incastonate in una semplice struttura muraria per preservare il calore quando vengono riscaldate per portare il latte alla giusta temperatura. In entrambe le caldaie, Daniele aggiunge il caglio, una miscela di enzimi che faranno coagulare il latte mentre verrà lasciato a riposo. Nell'attesa, prepara il burro. Il latte munto la sera prima è stato lasciato per tutta la notte nelle vasche di affioramento. Così, dopo circa 12 ore, è avvenuta la prima separazione naturale. Daniele prima raccoglie la parte magra del latte. Verrà utilizzata anche questa per fare il formaggio. Poi recupera quello che resta. La panna affiorata rimasta sulla superficie, la parte più grassa, quella utile per ottenere il burro. La scrematura del latte è solo la prima parte. Adesso Daniele procede alla burrificazione, agevolato da una macchina centrifuga ideata da Wilhelm Lefeld nel 1872, quindi in tempi relativamente recenti, visto l'uso antichissimo che l'uomo fa del burro. L'agitazione prolungata e i vari passaggi nei quali Daniele aggiunge acqua e scarica quello che ormai è un latticello attivano un processo dove i globuli di grasso perdono la fluidità e passano allo stato solido e quindi, unendosi, formano il burro. Oggi tanti utilizzano un separatore meccanico, ma le tracce più antiche della produzione del burro ci portano all'epoca babilonese, nel terzo millennio avanti Cristo, e numerose altre testimonianze sono riportate nell'Antico Testamento della Bibbia, scritto circa 3500 anni fa, un tempo in cui tutto veniva fatto a mano, con l'ausilio di strumenti semplici, ma comunque ingegnosi. Il colore del burro può variare dal giallognolo al bianco, ma l'aspetto lucido, compatto e solido e il suo buon odore ci dicono che sicuramente è un burro di qualità. Tutto è pronto per fare il formaggio. Daniele pratica quello che è quasi un rito per tutti i casari, la rottura della cagliata. Per ottenere il casolette, lascia i granuli piuttosto grandi, mentre nella caldaia del Pegaes utilizza uno strumento che gli permette di sminuzzarli in modo da renderli piccolissimi. Anche Ilaria è una brava casara. Dopo aver liberato la caldaia dal siero residuo, lei e Daniele raccolgono la cagliata del casolette e la sistemano nei cestelli forati dove continuerà a perdere il liquido in eccesso e prenderà forma, una forma di piccole dimensioni. Infatti, casolette, nel dialetto solandro parlato localmente, significa piccolo formaggio di casa. Il casolette è il formaggio tipico della Val di Peio e della Val di Sole, è un formaggio a latte intero, morbido, dolce, con una breve stagionatura di circa un mese. È il formaggio forse più famoso nella nostra zona, il formaggio meno famoso, anche se è il più tipico, è il Pegaes, che sarebbe il nostrano. Noi lo facciamo col sistema antico a latte crudo anche questo, e con una stagionatura che può andare dai 4-5 mesi fino a un anno o anche più. Il Pegaes porta lo stesso nome degli abitanti della Val di Peio, i Pegaesi, e richiede più attenzioni, soprattutto nel compattare la cagliata. Tagliata in parti più piccole, viene letteralmente pescata con teli di lino, tessuto a trame abbastanza larghe per facilitare la perdita del siero.
Non è semplice prelevare la quantità esatta per creare la forma, ma l'esperienza di Daniele e Ilaria permette loro, con piccoli aggiustamenti, di essere abbastanza precisi nel valutare quanta cagliata sia necessaria per creare ciascuna forma di Pegaes. Per tutta la giornata il telo di lino avvolgerà il prezioso cibo. A sera verrà rimosso e quella che comincia a diventare una forma sarà racchiusa per alcuni giorni solo dalla fasciera di legno, prima di essere messa in salamoia e abbandonata alla sua stagionatura, dove diverrà un delizioso formaggio. Queste montagne e questa valle godono di ottimi pascoli. Tutto questo è possibile anche grazie all'acqua, la vera ricchezza di queste terre. La sua presenza potrebbe sembrare ovvia, ma ci rendiamo conto del suo effettivo valore quando questa viene a mancare, come sta avvenendo negli ultimi decenni in molti paesi del mondo e sempre più anche in Italia. L'acqua è essenziale alla vita. Grazie al suo ciclo perfetto, l'intero pianeta è rifornito di acqua. Secondo alcune stime, ogni anno l'acqua che evapora dalla Terra è abbastanza da formare su tutto il pianeta uno strato spesso quasi un metro. La potente energia solare fa evaporare l'acqua nell'atmosfera. Questa è acqua pura, non presenta contaminazioni batteriche. Nel cielo condensa e forma le nubi che in seguito la rilasciano sotto forma di pioggia, oppure, in base alle condizioni climatiche di una determinata zona, al suolo arriva la grandine, il nevischio o la neve. A un certo punto l'acqua in forma liquida evapora di nuovo e il ciclo ricomincia. Un progetto davvero fantastico, descritto in forma poetica anche dal saggio re Salomone, quando disse: «Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo da cui i fiumi nascono, là tornano per scorrere di nuovo». Anche per gli abitanti della Val di Peio, l'acqua riveste una notevole importanza. Nelle montagne alle spalle di Peio Paese, nel gruppo dell'Ortles Cevedale, domina la cima del Monte Vioz, che supera i 3.600 metri. Le nevi adagiate sulle vette e sui versanti sono una preziosissima riserva di ghiaccio che permane per gran parte dell'anno. Purtroppo, alcuni ghiacciai, che erano rimasti pressoché immutati per millenni, nel corso degli ultimi decenni si sono sciolti. Hanno perso un'enorme percentuale di massa e sono destinati a estinguersi. Solo meno di un secolo fa, tra queste montagne, il paesaggio era molto diverso, come raccontano i Pegaesi, Romano e Pierino. Il mio papà diceva che il ghiacciaio della Val di Orsi arrivava fin giù a Prat della Palù. E adesso si è ritirato che arriva sul Meneghello il ghiacciaio. Ah sì, sì, a 3.000 metri ormai, non ve ne è più. E acqua, arrivederci. Nevica, non nevica più, pioggia le scarsa, le sorgenti le sparisce e stiamo rovinando tutte le cose. E cosa succede? Non lo so. Non era la fine del mondo. Queste affermazioni catastrofiche sono una triste realtà. I cambiamenti climatici in atto, le temperature più elevate e le scarse precipitazioni stanno creando importanti variazioni sia nella vita dell'uomo che nell'ecosistema. Qui, sulle montagne di Peio, le nevi vengono utilizzate per la stagione sciistica. Poi, quando arriva la stagione più calda, inizia il disgelo. I ghiacci e le nevi si sciolgono. L'acqua alimenta le sorgenti e scende a valle attraverso infiniti canali piccoli e grandi, creati nel tempo dalla sua forza impetuosa.
Lungo il suo percorso, l'acqua ha dato origine a bellissime torbiere alpine, ambienti umidi preziosi per alcune specie viventi, anche quando la portata d'acqua diminuisce o cessa del tutto per un certo periodo, come sta avvenendo sempre più spesso a causa della siccità. Questo determina la perdita di diverse specie viventi, che potrebbero scomparire insieme a questi piccoli ecosistemi di alta montagna. Accanto alle torbiere, talvolta sorgono piccolissimi laghi che, oltre a essere utili, rendono delizioso il paesaggio. Intorno al 1920 e fino al 1950, nella valle ci furono importanti cambiamenti. Queste acque, che naturalmente convogliano nel fiume Noce, cominciarono a essere raccolte in alcuni laghi artificiali, come questo di Pian Palù, e poco più in basso vennero costruiti grandi impianti idroelettrici. Solo una parte dell'acqua viene intercettata e sfruttata dalla centrale per produrre energia pulita. Una certa quantità viene lasciata scorrere liberamente per non interrompere il flusso vitale che possiede. Il Noce percorre tutta la Val di Peio, poi continua il suo percorso lungo la Val di Sole per la gioia degli appassionati di rafting, uno sport pericoloso solo in apparenza se fatto con le giuste attrezzature e insieme a naviganti esperti, ma soprattutto praticato in quei corsi d'acqua che permettono di emozionarsi in tutta sicurezza, come il fiume Noce. È insito nella natura umana divertirsi. Anche Dario, quando era ragazzo, si divertiva con i suoi amici con uno sport del tutto particolare. D'inverno noi ragazzi ci si divertiva con la slitta, perché andare a sciare più tanti non avevano gli sci, anzi si prendeva una scandola di aser, di una pianta che è apposta, si riusciva a girarla su, poi si metteva un pezzo di cuoio che va dentro la scarpa e quello erano i nostri sci, il nostro divertimento. E poi c'era la slitta, si faceva specialmente la sera, si andava con la slitta lungo la strada provinciale, anzi si andava anche a fare 3-4 chilometri, poi si prendeva la slitta sulle spalle e si tornava indietro a piedi. Era il nostro divertimento, non c'era altro in quegli anni, no? E si divertiva benissimo. A testimoniare la vita del passato a Peio e negli altri paesetti della valle ci sono gli antichi masi, edifici rustici estremamente funzionali per la vita contadina. Quasi tutti sono stati costruiti su 5 livelli e ciascuno di questi aveva uno scopo ben preciso. Il forte dislivello del terreno non costituiva un problema, anzi era divenuto una risorsa. Da una parte si accedeva direttamente con il carro ai livelli superiori, mentre dalla parte opposta la strada permetteva di raggiungere i livelli più bassi della struttura. I sottotetti possiedono grandi aperture. Era necessario far circolare liberamente l'aria a impedire che si ammuffisse il prezioso fieno che lì veniva custodito. Talvolta accanto vi erano anche i fasci di lino posti ad asciugare. Alcuni masi, costruiti nei dintorni del paese, accoglievano il fieno falciato nel terreno circostante, ma erano anche preziosi luoghi di sosta intermedi tra il paese e le più lontane malghe, dove potevano accudire il bestiame per breve tempo, forse alcuni giorni, durante l'alpeggio, sia alla partenza che al rientro. Oggi, intorno ai masi, sono state edificate le case. La vita lavorativa è cambiata, ma nel passato qui vi era un gran viavai di mucche, come ricorda nonno Dario. E a quegli anni lì 100 mucche come minimo li mettevano in malga. In più c'erano la giuntura, cioè quelle mucche che si teneva a casa per tirare il carro, per raccogliere il fieno, per andare a prendere la legna. Massimo vive nella sua valeta. Raccoglie la legna
e la utilizza per affumicare i prodotti caseari. La betulla in estate viene tagliata e poi messa su cataste ad asciugare, che poi per la stagione prossima così è pronta, bella asciutta, per affumicare. Massimo ama scolpire sul legno la natura bellissima delle sue montagne. I trucioli sono il combustibile ideale per attivare la fiamma. Ecco qua. Qua ci sono tutti i miei prodotti che servono per la fumigatura, dalla betulla stagionata, il ginepro di alta montagna e del rosmarino, che vado a utilizzare un paio di volte solamente durante la fumigatura. Per ottenere un buon risultato è necessario essere esperti come Massimo nella scelta e nel dosaggio delle diverse tipologie di legna. Dopo molte ore, le ricotte e i formaggi, grazie al fumo e all'aroma dei legni, acquisiranno un sapore davvero straordinario. Come ogni luogo, anche Peio e la sua valle custodiscono gelosamente le proprie tradizioni gastronomiche. Fra queste spicca sicuramente la luganega, sia stagionata che fresca, utilizzata per preparare i tipici canederli. Poi ci sono gli strangolapreti, famosi non solo per il sapore, ma anche per la storia curiosa del loro nome. Nelle campagne della valle, tante famiglie nel passato coltivavano patate, frumento, orzo, segale, ma oltre a ricavare il cibo per sostenere la difficile economia familiare, piantavano il lino. La sua fibra permetteva loro di creare tessuti, anche se questo comportava un complesso e duro lavoro. Negli ultimi decenni, la vita e le abitudini sono profondamente cambiate. Nessuno più coltiva il lino, ma possiamo osservare la bellezza di questi lavori manuali, capire le fatiche e i sacrifici di un tempo, grazie a coloro che continuano a praticare queste attività con il solo obiettivo di custodirne la memoria e poter dire ai giovani come è sempre stata la vita fino alla generazione dei loro nonni. Il lino va sempre lavorato secco, asciutto. Lo raccoglievano la sera, facevano i mazzi, lo portavano al maso e lo stendevano sopra. Una trentina d'anni fa, Vittorio ebbe la buona idea di preservare frammenti della vita passata. Fra questi, l'importante lavorazione del lino. Diciamo che nell'economia, la povera economia della famiglia aveva un ruolo occupava un ruolo importantissimo, perché col lino facevano la tela e le donne con la tela facevano tantissime cose. La biancheria soprattutto femminile, perché altri non c'era altra mezzo, lì non c'erano soldi, non erano lontani, non andavano a comprare niente, quindi lavoravano il lino, che richiede una serie di lavorazioni veramente delicata e anche una serie di attività lunghe nel tempo, e quindi attraverso questa tela che veniva prodotta al telaio come ultima lavorazione del lino, le donne avevano la possibilità di confezionare vestiti, di fare addirittura lenzuola, tovaglie, insomma quel necessario, quel minimo necessario che serviva alla famiglia. La lavorazione al telaio era solo la fase conclusiva di un lavoro lunghissimo e sicuramente meno faticoso rispetto alla coltivazione e alla raccolta del lino, che tutti gli anni avveniva verso la metà del mese di agosto. Nello stesso giorno, o in quello successivo, separavano lo stelo dal frutto. Le piccole cocole, al loro interno, contengono i semi che venivano utilizzati sia per la nuova semina che per ottenere olio, oppure una sorta di pasta per applicazioni mediche. I sottili fusti restavano sui prati per circa 2 mesi e talvolta finivano di maturare all'interno dei masi. In questa nuova fase riunivano gli steli in piccoli mazzi e faticosamente li battevano. Con il mazzuolo ammorbidivano il rivestimento esterno per recuperare la fibra vera e propria contenuta al suo interno. La parte migliore di questa fibra
si trova nella radice. Per questo motivo, alla raccolta, le piantine non venivano tagliate, ma letteralmente strappate dal suolo. Dopo averli battuti, attraverso una gramola, sfilacciavano ulteriormente gli steli fino a fargli perdere buona parte della corteccia. Con un altro strumento separavano definitivamente gli ultimi residui di scorie legnose dalla fibra. Con la successiva cardatura, letteralmente pettinavano il lino e lo raccoglievano in piccole trecce pronte per la filatura. Per svolgere questi lavori vi era molta cooperazione tra le famiglie. Infatti, diverse donne si riunivano e si aiutavano a vicenda. La filatura spesso avveniva all'interno della casa. Per creare il filo utilizzavano le mani e un fuso, un metodo semplice ma efficace, utilizzato per centinaia d'anni. Poi, intorno al 1900, vennero create queste funzionali macchine di legno. Una di queste, a pedali, permetteva di attorcigliare la fibra e raccoglierla in modo ordinato, creando una matassa. Un altro attrezzo a manovella serviva invece per accogliere la matassa che era stata creata e trasformarla in una treccia di filo di lino pronto per essere trattato più facilmente. Infatti, anche il colore aveva la sua importanza. In altri luoghi si usava tingere la fibra di lino prima di tesserla. Qui nella valle veniva semplicemente lavata e sbiancata con un sistema antichissimo. Le trecce venivano sistemate dentro il grande contenitore di legno provvisto di un foro sul fondo che al momento opportuno veniva aperto. Si utilizzava l'acqua calda e la cenere, filtrata accuratamente con un panno anch'esso di lino. Questo era un procedimento lunghissimo. Veniva ripetuto molte volte e permetteva di ottenere un progressivo sbiancamento della fibra, che tuttavia manteneva la dominante grigiastra, non diveniva mai completamente bianca. La vita, le abitudini e le tradizioni dei pegaesi, in definitiva, non sono molto diverse da quelle di altri popoli montani. Tuttavia, qualcosa le rende uniche. Sono le storie che ciascuno racconta dopo averle vissute. Storie che nel loro insieme formano una comunità e ci parlano della loro terra, la Val di Peio, un piccolo mondo alpino. Su, su bene, su, ehi, ehi.